Iniziamo con questa chiacchierata, con questo 72esimo caffè filosofico. Ringrazio tutti, mi scuso per il ritardo, diamo avvio a questa tappa già in partenza diversa dalle altre, lo dico perché ci frequenta spesso e lo dico anche per il direttore che poi non è mai stato con noi in un caffè vero e proprio. In un caffè filosofico vero e proprio noi facciamo proprio nei bar, quindi con i disturbi, i rumori del bar, e lo facciamo lì dentro con gente che entra eccetera alla francese. Questa è la prima esperienza che facciamo qui, intanto perché grazie alla disponibilità dell'assessore al turismo inauguriamo di fatto come dibattito pubblico questa nuova ulteriore sala di Palazzo San Bernardino, del Palazzo delle Culture. E poi perché sotto quindi, il periodo delle vacanze di Natale è quasi impossibile trovare un caffè, un bar disponibile a bloccarci una serata, a darci lo spazio necessario per muoverci e chiacchierare su temi di attualità. E quindi noi abbiamo deciso di farlo così, inventandoci poi una variante che vedrete più tardi, comunque che ha a che fare con i bar, con le degustazioni, perché siamo sempre su questa linea. Dicevo, il tema che abbiamo scelto questa sera, come tante volte è successo, è un tema necessariamente trasversale, un tema che tocca più ambiti, tocca più questioni. Parte sicuramente intriso di domande importanti, interrogativi più importanti di quelle che il tema stesso può indicare. Voglio dire, il confronto sul Sibari come degrado e come emblema del fallimento di un'epoca e di una classe dirigente, che è l'interrogativo, il titolo che abbiamo inserito nel manifesto, e sicuramente ci serve come provocazione, ci serve come stimolo per entrare in un dibattito, in un contesto più ampio, di riflessioni più ampie, che abbiamo ritenuto ben sintetizzate, ad esempio, nel libro di Piero Sansonetti, che ringrazio per aver accolto sin da subito l'invito. Il libro è La sinistra e di destra, e il titolo non ci sembrava più appropriato per sintetizzare questo momento di grave difficoltà. Non, lo dico subito, almeno questa è la tesi di Ottotori sull'Oglione, non di difficoltà economica, o meglio, non soltanto, non tanto difficoltà economica, ma ecco, dal punto di vista culturale e di ancoraggio a metodi di analisi della società. Di suggerimenti su come uscire ve ne sono tanti, e uno in particolare anche nel libro. Vediamo come va il dibattito e sicuramente ritornerò anche io in uno dei passaggi che secondo me sono più illuminanti del libro, che ho condiviso in molti aspetti, quantomeno sul metodo di analisi riferito ai limiti di valutazione di quello che accade nella nostra società e quindi nella crisi attuale da parte delle sinistre o della sinistra. Do subito la parola al presidente dell'associazione Ottotori sull'Oglione, Stanislao Smurra, per dare l'avvio ufficiale a questa chiacchierata, ecco, invitandovi sin da ora, lo dicevo prima a qualcuno che me lo chiedeva in maniera esplicita, a considerare sia il tema di Sibari sia il tema e il titolo del libro non esaustivi, nel senso che noi questi appuntamenti e questi momenti di confronto li facciamo appunto, li consideriamo circolari, aperti, spesso usiamo anche il termine laici, per dire è uno di quei momenti in cui in assenza di altre forme di interazione, di democrazia dal basso, a parte se qualcuno la considera tale, ciò che accade, l'assistere a dibattiti televisivi, a talk show televisivi, noi consideriamo questi momenti proficui proprio per chiarirci le idee su tutto quello che può essere attinente ai due temi scelti. Quindi voglio evitare così che qualcuno a fine chiacchierata ci dirà ma stiamo uscendo fuori tema, noi dobbiamo uscire fuori tema e approfittate al meglio di questo momento di confronto.